Il bene di un libro sta nell'essere letto. Lascia parlare il tuo cuore, interroga i volti, non ascoltare le lingue. Ora penso invece che il mondo sia un enigma benigno, che la nostra follia rende terribile perché pretende di interpretarlo secondo la propria verità. Per me l'uomo colto è colui che sa dove andare a cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli serve. L'aria fresca della sera è il respiro del vento che si addormenta placido tra le braccia della notte. Poiché nessuno pensa che le sue sventure possano essere attribuite a una sua pochezza, ecco che dovrà individuare un colpevole. Una volta un tale che doveva fare una ricerca andava in biblioteca, trovava 10 titoli sull'argomento e li leggeva. Oggi schiaccia un bottone del suo computer, riceve una bibliografia di 10.000 titoli, e rinuncia. Quando la maggioranza sostiene di avere sempre ragione e la minoranza non osa reagire, allora è in pericolo la democrazia. Si nasce sempre sotto il segno sbagliato e stare al mondo in modo dignitoso vuol dire correggere giorno per giorno il proprio oroscopo. Nulla infonde più coraggio al pauroso della paura altrui. Malgrado molte leggende, che ancora circolano su internet, tutti gli studiosi del Medioevo sapevano che la Terra era una sfera. Per me l'uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli serve, e in 2 minuti. Una biblioteca non si limita a raccogliere i tuoi libri, li legge anche per conto tuo. Oggi per controbattere un'accusa non è necessario provare il contrario, basta delegittimare l'accusatore. La bellezza del cosmo è data non solo dalla unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell'unità. Tutte le eresie sono bandiera di una realtà dell'esclusione. Gratta l'eresia, troverai l'emarginato. Ogni battaglia contro l'eresia vuole solamente questo, che l'emarginato rimanga tale. Quello dell'identità europea è un problema antico. Ma il dialogo tra letterature, filosofie, opere musicali e teatrali esiste da tempo. E su di esso si fonda una comunità che resiste alla più grande barriera, quella linguistica. Ciascuno di noi ogni tanto è cretino, imbecille, stupido o matto. Diciamo che la persona normale è quella che mescola in misura ragionevole tutte queste componenti, questi tipi ideali. Una delle prime e più nobili funzioni delle cose poco serie è di gettare un'ombra di diffidenza sulle cose troppo serie. Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti.
Il bene di un libro sta nell'essere letto. Un libro è fatto di segni che parlano di altri segni, i quali a loro volta parlano delle cose. Senza un occhio che lo legga, un libro reca segni che non producono concetti, e quindi è muto. I giornali non sono fatti per diffondere ma per coprire le notizie. La saggezza non sta nel distruggere gli idoli, sta nel non crearne mai. Anche una guerra santa è una guerra. Per questo forse non dovrebbero esserci guerre sante. I vestiti sono degli artifici semeiotici, cioè delle macchine di comunicazione. L'umanità non sopporta il pensiero che il mondo sia nato per caso, per sbaglio. Solo perché quattro atomi scriteriati si sono tamponati sull'autostrada bagnata. E allora occorre trovare un complotto cosmico, Dio, gli angeli o i diavoli. I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. I libri sono un'assicurazione sulla vita, una piccola anticipazione di immortalità. All'indietro anziché in avanti. Dio è così infinitamente potente da permettersi di essere buono. Quando entra in gioco il possesso delle cose terrene, è difficile che gli uomini ragionino secondo giustizia. Per non apparire sciocco dopo, rinuncio ad apparire astuto ora. Chi non ha principi morali si avvolge di solito in una bandiera. I mass media prima ci hanno convinto che l'immaginario fosse reale, e ora ci stanno convincendo che il reale sia immaginario, e tanta più realtà gli schermi televisivi ci mostrano, tanto più cinematografico diventa il mondo di tutti i giorni. Sino a che, come volevano alcuni filosofi, penseremo di essere soli al mondo, e che tutto il resto sia. Se gli uomini vedessero quello che è sotto la pelle, così come accade con la lince di Beozia, rabbrividirebbero alla visione della donna. Tutta quella grazia consiste di mucosità e di sangue, di umori e di bile. Se si pensa a ciò che si nasconde nelle narici, nella gola e nel ventre, non si troverà che lordume. E se ti ripugna toccare il muco o... Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. Definite sempre un termine quando lo introducete per la prima volta. Se non sapete definirlo, evitatelo. Se è uno dei termini principali della vostra tesi e non riuscite a definirlo, piantateli tutto. Avete sbagliato tesi, o mestiere. Lessi citazioni da Avicenna, dove l'amore viene definito come un pensiero assiduo di natura melanconica, che nasce a causa del pensare e ripensare le fattezze, i gesti, i costumi di una persona di sesso opposto,
Esso non nasce come malattia, ma malattia diviene quando, non essendo soddisfatto, diventa pensiero ossessivo, e come conseguenza si ha un La paranoia della cospirazione universale non finirà mai e non puoi stanarla perché non sai mai cosa c'è dietro. È una tentazione psicologica della nostra specie. Berlusconi ha passato tutte le sue campagne elettorali a parlare di doppia cospirazione, dei giudici e dei comunisti. Non ci sono più comunisti in circolazione, nemmeno a cercarli col Di qualsiasi cosa i mass media si stanno occupando oggi, l'università se ne è occupata 20 anni fa e quello di cui si occupa oggi l'università sarà riportato dai mass media tra 20 anni. Frequentare bene l'università vuol dire avere 20 anni di vantaggio. È la stessa ragione per cui saper leggere allunga la vita. Chi non legge ha solo la sua. La prima qualità di un onest'uomo è il disprezzo della religione, che ci vuole timorosi della cosa più naturale del mondo, che è la morte, odiatori dell'unica cosa bella che il destino ci ha dato, che è la vita, e aspiranti a un cielo dove di eterna beatitudine vivono solo i pianeti, che non godono né di premi né di condanne, ma del loro moto. Tale è la ventura della parodia, che non deve mai tenere di esagerare. Se colpisce nel segno, non farà altro che prefigurare qualcosa che poi altri faranno senza ridere e senza arrossire con ferma e virile serietà.